Grazie all'Associazione Spazio Adozione per l'invito. Stasera il tema è l'adolescenza e partendo dall'editoriale del terzo numero della rivista Adoptisce, anche di cui sono l'ideatore e anche il direttore. L'editoriale è partito da una lettera che è arrivata in redazione da un ragazzo adottato e noi l'abbiamo pubblicato però è rimasta anonima. Ed era una lettera molto densa di rabbia anche. È un adottivo adulto adottato in Italia da Adozione Internazionale, è arrivato qua molto piccolo e lui si lamentava, non so qualcuno di voi l'ha letto per caso? Sì. E lui lamentava molto il fatto che si sentiva proprio una palma tra gli abiti ed è proprio la fotografia che poi avevamo messo in copertina. Questa fotografia è stata fatta da una mia amica e ha passato di grappa e ritrae proprio delle palme in un bosco tra degli abiti. Di per sé la fotografia è una cosa molto naturale, cioè sembra naturale, comunque sono delle piante, tali piante. Però se si vede bene in profondità, queste piante hanno un aspetto molto diverso. Quindi, partendo dalla lettera di questo adottivo, che lui dice: io sono una palma, quindi sono anch'io un essere umano, però mi sono trovato a crescere in mezzo agli abeti, per cui mi sono sempre rispecchiato come un abete, però in realtà, adesso che sono adulto, vedo che sono diverso somaticamente. E in effetti anche alcune cose che sono inspiegabili, magari delle abitudini, che io non pensavo, ma poi sono uscite. Io in questa lettera ho ritrovato molte cose in comune, soprattutto in adolescenza, che è stato il periodo in cui sono uscite molte delle criticità. Tutti siamo stati adolescenti, tutti siamo stati figli. L'adolescenza però è stata trattata dai nostri genitori in modo diverso da come noi la trattiamo con i nostri figli, perché spesso sento dire dai genitori e ai miei tempi, cioè dai miei genitori, ai miei tempi non andava così, i giovani erano diversi, i tempi erano diversi, non funzionavano così le cose. In realtà bisogna fare, come in tante cose, un aggiornamento, secondo me. Perché i paradigmi, i sistemi, si sente lo stesso, no? Sì. Gli educativi di un tempo, in realtà, vanno bene, non vanno più bene adesso. Quindi bisogna cercare di cambiare. In che cosa? Questa è la cosa difficile secondo me. E anche un po' le sfide che i genitori, quindi i figli, gli insegnanti sono ogni giorno, messi alla prova, chiamati ad affrontare. Quindi è interessante perché io sono molto felice di vedere un pubblico numeroso, perché vuol dire che comunque questo tema è a cuore di voi. Quindi adesso passerei la parola a Laura. Di adolescenza ne hanno parlato in molti, no? Ne hanno trattato in molti. Vediamo appunto che Jean-Jacques Rousseau parlava appunto dell'adolescenza come di una seconda nascita dell'uomo. Freud, Piaget ed Erickson parlano di uno stadio, cioè di una tappa intermedia appunto tra quella che è l'infanzia e quella dell'età adulta. Jung e Bollas parlano appunto proprio di un momento di grande rivoluzione, per poi arrivare per esempio ad Anna Freud che invece attraverso la teoria dei turmoil, cioè del tumulto, vede proprio l'adolescenza come un momento di sperimentazione che rientra diciamo in una fase normale proprio dell'evoluzione dell'essere umano. Appunto ognuno di queste persone, di questi studiosi ha approfondito, no, certi aspetti. Freud appunto con quello che è l'aspetto più psicosessuale vedeva nella trasformazione quindi da quello che è l'oggetto d'amore, per esempio per il bambino prima è autoreferenziato, nel momento in cui c'è una crescita c'è una scelta proprio dell'oggetto d'amore, piuttosto che un mutamento per quanto riguarda la differenziazione proprio del genere maschile e femminile, no? È proprio durante l'adolescenza che uno incomincia anche a capire se piacciono persone del proprio sesso oppure dell'altro sesso.
piuttosto che l'unificazione appunto della tenerezza e del sentimento, e questo porta proprio a un riassetto dell'immagine del sé. Vediamo che i momenti invece, per esempio, delle ribellioni e degli eccessi, secondo Piaget, erano proprio legate ad un passaggio dello stadio cognitivo. Quindi con l'acquisizione di nuove forme proprio cognitive, questo porta ad una sperimentazione della propria autonomia di pensiero rispetto a quello che è l'ambito invece, per esempio, familiare, no? Prima appunto si diceva che se prima il figlio comunque prende per buono, diciamo, tutto quello che dicono i familiari, ad un certo punto della sua vita incomincia a dire: no, forse ho anch'io un mio pensiero, forse ho anch'io comunque dei miei gusti personali che vanno oltre a quello che mi è sempre stato in qualche modo insegnato. I passaggi fondamentali dell'adolescenza sono appunto quattro fondamentalmente passaggi, cioè quella dell'identificazione, dell'individuazione, dell'imitazione e dell'interiorizzazione. Per quanto riguarda l'identificazione fondamentalmente è la ricerca delle figure che noi sentiamo più uguali a noi, no? Sarà capitato un po' tutti a noi ad un certo punto durante questo periodo di ricercare quelli magari che hanno i nostri stessi gusti musicali oppure di moda, quindi noi ci avviciniamo di più a quelle persone che in qualche modo hanno quegli stessi interessi, passioni per noi. E questo aiuta proprio a creare questo senso di appartenenza. Sarà capitato magari a voi genitori, no, di avere i figli che si vestono tutti nella stessa maniera, no? Uno dice: ma insomma, un po' di personalità, siete tutti uguali. In realtà questo è molto importante in questa fase, perché dà proprio quella sensazione di appartenere ad un gruppo altro della famiglia. Quindi per un figlio è molto importante questa cosa, cioè sentirsi appartenente, quindi parte di un qualcosa di più ampio di sé. Quello che è l'individuazione invece è cioè quello di cercare di distinguersi dagli altri, no? Ci sono molti ragazzi in questo periodo, per esempio, è vero che cercano magari di vestirsi tutti un po' nella stessa maniera, prendendo le stesse marche, però è anche vero che magari cercano quella, hanno magari quella ricercatezza nell'abbigliamento, no? Io ho in mente magari alcuni ragazzi che seguo e ogni tanto arrivano con, non so, con delle felpe particolari piuttosto che delle scarpe o dei capelli, no, tutti colorati. Perché? Perché in questo momento per loro è importante dire: sì, è vero, io sono parte di un qualcosa di più ampio di me, però io sono unico. Per quanto riguarda l'imitazione, appunto, è la riproduzione di modelli comportamentali attraverso cui si muove nella società e a seconda del contesto in cui si trova. Quindi l'imitazione è importante non soltanto dei propri compagni, in questo caso mi permetto proprio di dirlo, ma quello che è l'imitazione, per esempio, dei genitori, soprattutto dei genitori dello stesso sesso. Se per esempio io ho un figlio maschio, no? Nella madre il figlio maschio cercherà la donna che lui in qualche modo vorrà accanto un domani, ma nel padre lui vede quello che lui vorrà imitare, no? Cioè quello che lui vorrà diventare oppure che non vorrà assolutamente diventare. Quindi il genitore, diciamo, dello stesso sesso del figlio ha un ruolo fondamentale. E poi l'interiorizzazione, cioè quello che ci permette di creare un'immagine precisa di noi stesse grazie proprio ai feedback che gli altri danno a noi, no? Quindi quest'ultima parte, questa interiorizzazione è fondamentale soprattutto appunto se noi abbiamo dei figli adottivi. Perché? Perché il feedback che noi abbiamo come figli è fondamentale proprio per la costruzione di noi, per la costruzione di quella famosa autostima. Se noi comunque abbiamo dei feedback positivi, noi potremo costruire comunque un'autostima abbastanza buona, partendo dal presupposto che comunque già normalmente se un adolescente, no, ha un'autostima meno 5, un adottivo arriva sempre con un'autostima meno 30. Proprio per tutta una serie, no, di un percorso comunque traumatico che ha dovuto vivere. Quindi questo è molto importante, cioè avere dei feedback positivi, soprattutto all'interno della famiglia e poi del contesto esterno, è fondamentale.
come dicevo prima, l'adolescenza è una fase della vita critica molto importante per poi come per quello che diventeremo. Ci sono però, come ogni cosa, delle aspettative. Quindi volevamo sapere da voi quali sono le aspettative in merito all'adolescenza. Questa domandona, però è a tema. Il figlio la sta chiedendo. No, no, anche no. I genitori. Perché i genitori sono passati dall'adolescenza e in più dalla loro adolescenza. Quindi si sono fasati sulla loro adolescenza. Invece dopo, quando sono arrivati i figli, e adesso la vivono o la vivranno, ci sono delle aspettative su questo. E quindi questo è molto importante, perché poi alcune volte, anzi spesso, le aspettative sono diverse da quello che in realtà avviene. Quindi è importante per noi conoscere un po' quali sono le vostre aspettative sull'adolescenza in generale. Beh, io ne ho una che crea sempre il conflitto. Io ho un ragazzo di 16 anni e capisco l'adolescenza perché l'ho passata e quindi mi rendo conto di tutto quello anche che avete detto, ma come genitore la mia aspettativa è che in questa adolescenza a 16, quasi 17 anni ci sia anche un passaggio di consapevolezza. E questo scontro è continuo, perché mi rendo conto che questa piccola crescita che ci dovrebbe essere, quindi con una presa di responsabilità, non c'è. E questo crea sempre un grosso conflitto, perché io posso capire, tollerare, accettare, ma quelle piccole cose di presa di responsabilità più importanti, che hanno a che fare con la scuola e la professione, stentano sempre a presentarsi. Quindi la mia aspettativa rimane molto frustrata, il conflitto è sempre forte e non riesco a capire se la mia aspettativa è troppo elevata e sono adesso veramente in un circolo vizioso in questo senso, dalle banalità alle cose importanti. L'età è 17 anni? Compierà 17 anni. Maschio? Maschio. Ok, quindi vorrebbe che spendesse maggiori responsabilità? No, che ci fosse, non in questo senso che per maggiori, ma che ci fosse almeno una presa di coscienza delle proprie responsabilità. Ecco. Altre aspettative? Ai nostri tempi le aspettative erano quelle che si hanno verso i figli naturali, visto con molto recul, siamo accorti che non abbiamo visto le specificità che c'erano. Certo. Sì, in effetti, come spesso emerge, la genitorialità, cioè noi che siamo qui, siamo nell'adozione, quindi i figli e i genitori, abbiamo modo di riflettere su alcuni punti fondamentali della vita, che sono l'origine, l'identità e la genitorialità e anche l'appartenenza, che appartengono a tutti gli uomini, però non tutti ci fanno delle riflessioni, perché non tutti i genitori naturali, biologici, vanno, si ritrovano periodicamente, fanno dei gruppi, vanno a conferenze, se non abbastanza cose generiche, però i genitori adottivi e anche i figli hanno un modo di, un'occasione in più, un'opportunità in più di pensare a questi temi. Un'altra cosa che ci preme dire è che in effetti, come penso qualcuno di voi ha sperimentato, la genitorialità adottiva è diversa da quella naturale, ma non perché ovviamente uno dice io magari non sono un genitore naturale, non so come possa essere, ma diversa in quanto le cose che si dicono o che si, i comportamenti alcune volte sono diversi, non cambia l'affettività che si dà, quella è la medesima, l'amore che si dà a un figlio che sia nato dalla propria pancia o che sia carne dalla propria carne o no, o che venga dall'altra parte del mondo è la stessa, però alcune cose va da sé che devono essere diverse. Perché io, ad esempio, genitore adottivo, non potrò mai dire alcune cose che possono urtare la sensibilità di mio figlio, sapendo magari la sua origine o la sua storia preadottiva. Quindi devo stare un po' più attento. Mentre invece il genitore biologico, alcune volte, è libero, è molto più libero di dire le cose che pensa. Invece il genitore adottivo ha la cosa di poter dover pensare di più, un attimino di più alcune volte, prima di
dire le cose. Sì, forse più che libertà, come dire, a volte appunto il genitore biologico non pensa molto, nel senso che è più diretto, ma perché dà per scontate tante cose. In realtà una riflessione dovrebbero farla tutti, no? Cioè prima di parlare dovrebbero pensarci, perché poi appunto i feedback che un figlio riceve sono fondamentali, questo indipendentemente se adottivo, esatto, o biologico, no? Cioè il fatto di essere criticato su una scelta piuttosto che su un comportamento, il giudizio comunque fa sempre male. Io penso che ognuno di noi nella propria vita, quando ha sentito un giudizio su di sé, ha vissuto male, no? Questo sia da bambini che da adolescenti che da adulti, perché a volte anche magari un collega piuttosto che anche lo stesso compagno o compagna, se ti dice un qualcosa che comunque ti fa rimanere male, insomma comunque ti brucia, cioè non è che proprio uno dice ah che bello, no? Cioè, soprattutto quando si è nel periodo dell'adolescenza, cioè quando si è in quel periodo dove uno sta cercando chi è, no? Quindi è fondamentale. Se non lo so, oggi stavo parlando appunto con una mamma e mi diceva: ah no, c'è mia figlia che vuole farsi tutti questi piercing, tutti questi tatuaggi, ma a me fanno veramente schifo. Sì, faccio, questo è un tuo gusto personale, ok? Anche a lei può magari non piacere, però a lei piace. Il fatto magari di sentirsi dire: ah, ma che cosa fai? Fa schifo la gente che si fa i tatuaggi, come io mi ricordo mio padre che diceva: ah, i tatuaggi se li fanno soltanto gli ex galeotti. Vabbè, adesso non è più così, però in qualche modo ti dava già, no, un bollino. Cioè, quindi se decidevi di fare quella cosa, allora voleva dire che tu eri una persona che valeva poco, no? Questo già normalmente per un figlio adottivo ancora di più, perché questa parte vuol dire che io non ti accetto in qualche modo, cioè la lettura che viene fatta è: a me non sta bene, o comunque non mi piace come tu, come pensi, non mi piace come ti comporti e fondamentalmente non mi piace quello che sei. Però una persona che comunque arriva già da un abbandono, cioè arriva già da un rifiuto, quello è l'ennesimo rifiuto. E quindi non è qualcosa che dici: vabbè, me lo faccio entrare da una parte, me lo faccio uscire dall'altra. Sì, magari lo fanno, nel senso, magari hanno un po' quell'atteggiamento di dire: ma sì, chi se ne frega. In realtà non è veramente: ma chi se ne frega. Io mi ricordo che quando ero ragazzina, quando mi veniva detto qualcosa, o quando qualcuno magari mi faceva, mi prendeva in giro così, io ci rimuginavo su, ma per mesi interi. Cioè non è tipo: ma sì, magari per 5 minuti. No, io andavo avanti per mesi e mesi. Perché? Perché mi faceva sentire veramente inadeguata, veramente una persona che non aveva valore. Quindi questa cosa appunto magari con i figli naturali non si pensa, si dovrebbe pensare, però non si pensa, ma a maggior ragione con dei figli adottivi, no? Proprio perché loro arrivano già con un loro bagaglio. Sì, io in adolescenza quando mi dicevano le cose del genere gli davo un pugno, quindi... Poi appunto ognuno ha la sua reazione. C'era chi non reagiva e ci pensava, c'era chi invece agiva. Okay. Però sono le due facce della stessa medaglia, no? Cioè è un'estremizzazione. Chi si chiude troppo, o chi invece è troppo... Si apre troppo. E chi si apre troppo al mondo. No. No, perché poi durante l'adolescenza c'è anche questa grande rabbia. Poi, ripeto, dipende poi anche molto dai vissuti, dalle esperienze delle persone. Ci sono dei bambini, dei ragazzi che arrivano in adozione magari già molto grandi, quindi hanno anche delle esperienze particolarmente traumatiche, no? Quindi i ricordi sono molto vivi. Ci sono bambini che arrivano in adozione ma che in realtà è già magari alla seconda, alla terza adozione, quindi si parla anche di una serie di fallimenti. Sono bambini che hanno molta rabbia dentro. Bambini che magari arrivano dagli istituti, un istituto dove magari dovevano comunque difendersi, no? Difendere il loro spazio, difendere lo spazio vitale, sia fisico, ma anche spazio, voglio dire, mi viene in mente, non so, c'è questa immagine di un film molto bello che abbiamo proiettato da poco,
e fa vedere questo bambino in istituto che sta mangiando una ciotola di riso, al fianco ne è rimasta un altro, lui se la prende, no? E quando arrivano gli inserventi per riprendersi tutti i piatti, lui proprio, fa proprio se la tiene, ma molto stretta, perché, perché se tu perdi qualcosa lì non è che tu vai dalla mamma a dire me ne dai ancora un po' perché ho ancora fame, o mangi adesso o non mangi più, no? Quindi sono ragazzini, bambini che arrivano già con un vissuto bello, insomma, bello carico, bello pesante. Poi ci sono anche i bambini che arrivano che hanno pochi giorni, che hanno pochi mesi, no? Io per esempio sono arrivata in Italia che avevo 8 mesi, quindi molto piccola, io non ho dei ricordi cognitivi, però quello che comunque noi ci portiamo è un ricordo sensoriale, no? Ci sono delle cose che avvengono dentro di noi dove noi non abbiamo una memoria storica, però il nostro corpo ci ricorda qualcosa. Ci ricorda che noi, per esempio, siamo stati appunto allontanati, che magari non abbiamo passato tanto tempo con la nostra mamma. Ci sono, per esempio, persone adulte che hanno scoperto da adulti che, per esempio, erano stati maltrattati, no? Che, per esempio, non so, tipo, il padre gli aveva spento delle sigarette sul corpo. Allora, quella persona non aveva un ricordo, una memoria, l'ha scoperto dopo, però ogni volta ricordava che aveva dei dolori proprio esattamente in quel punto, no? Questo appunto che cosa ci dice? Che nonostante non avesse una memoria, il suo corpo comunque non, in qualche modo non mentiva, no? Aveva esattamente quel ricordo. Va bene, altre aspettative? Allora, mio figlio ha 11 anni, quindi in adolescenza non ci siamo ancora, forse nella preadolescenza, quindi aspettative ancora un po' presto da pensarci. L'unica cosa che mi viene da pensare è il rispetto, cioè io vorrei che lui avesse sempre rispetto, perché per me è fondamentale. Poi magari negli studi fa fatica, boccheggia, ma che non dimentichi il rispetto delle persone e delle cose. Ok, quindi non soltanto all'interno della famiglia, sì, ma in senso ampio. Certo. Ok. Qualcun altro? Equilibrio. Cioè? Cioè, questo si allaccia un po' anche agli altri argomenti, cioè anche il fatto di riflettere sulle situazioni, riflettere sui desideri, sulle conseguenze delle azioni, eccetera, poterne parlare, avere una discussione sempre aperta, e quindi cercare di trasmettere la possibilità di avere dei punti di riferimento, di poter valutare e alla fine arrivare a prendere delle decisioni equilibrate. A me, per esempio, una cosa, un'aspettativa che adesso è anche grande, però comunque l'aspettativa che ho, che appunto per mia figlia è proprio l'autostima, invece, cioè che si rafforzi quella capacità di conoscere se stessa e di valutare in positivo tutte le qualità che ha, ecco, al di là di quello che può essere poi quello che trova intorno nella sua vita. Questa è l'aspettativa, perché ne ha tante, quindi vorrei che si rafforzasse questa sua diciamo, sicurezza. Questa sua anche consapevolezza. Questa consapevolezza delle capacità che abbiamo tutti, e quindi dobbiamo cercare di valorizzarle anche da noi stessi, prima che degli altri, ecco, questo qua. L'equilibrio, credo che trovare, raggiungere l'equilibrio sia forse il fine, l'ultimo di tutti trovare, dopo
torneremo sulla cosa, farò vedere una chat che mi è arrivata dalla ragazza adottiva, è molto significativa sulla cosa. E la cosa dell'equilibrio, no? Di saper gestire dopo, perché alcune volte ci si chiede: ma questo passerà, in questo momento, l'adolescenza, periodo critico, passerà quando saremo adulti dopo? Io ci sono passato e in effetti ho trovato dei genitori che hanno sempre cercato di smorzare le cose, fortunatamente. Cioè non mi hanno tirato ulteriormente fuori la rabbia, ma hanno cercato di sedarla. Ma proprio loro come tipo di persone sono così. Non credo che si siano adattati. C'è stato proprio un incontro di questo genere. Io molto più... Probabilmente se avessi avuto degli altri genitori sarei finito in un'altra parte. Cioè, avrei fatto cose molto più gravi, credo. Però è andata così, insomma. Va bene. Chi ha figli adolescenti? Quali sono, secondo voi, cioè quali sono state per voi le maggiori difficoltà in questo periodo? Prima la signora diceva, no? Suo figlio ha 16, quasi 17 anni, e questa cosa della presa di consapevolezza, di prendersi delle responsabilità, credo che sia un po' anche una difficoltà. Ok. Qualcun altro ha delle difficoltà, se ha o ha avuto figli adolescenti, no? Perché chiaramente la signora ha un figlio di 11 anni, ancora non c'è passata. O magari chi ha figli di 28 anni, di 30 anni, di 21 anni, c'è passato. Quindi magari quelle che possono essere le difficoltà, quelle che possono essere state le difficoltà. La rabbia che aveva Kim, ce l'aveva anche nostro figlio. E la difficoltà grossa era non riuscire a capire i motivi di questa rabbia. Era impossibile per noi. Non si parlava ancora delle difficoltà, no? Dell'adozione, non si parlava di niente. E c'era una grossa chiusura dei genitori. Io raramente riuscivo a parlare con altri che avevano le stesse difficoltà. E vedevo che erano identiche, proprio le stesse manifestazioni, le stesse... E da lì che poi abbiamo cominciato con l'associazione, perché certo, mi hanno detto qualcosa bisogna fare, c'è qualcosa di specifico. E questa è una cosa importantissima, sapere che c'è una rabbia che viene, che non dipende dai genitori, che non dipende dal ragazzo, che non dipende se non da una storia. Ecco. E capire il motivo, questo è importante. Perché i tuoi genitori sono usciti probabilmente di carattere, io ero frastornata da questa rabbia, non ne capivo i motivi, non riuscivo a bloccarla e cresceva una grossa rabbia anche in me, quella che poi fra genitori abbiamo chiamato la rabbia cosmica, perché siete capaci di provocare. Sì. Forse il pugno è una comunicazione, è un modo di comunicare, sì, un po' anomalo. Sì, no, ma assolutamente. Alcune volte è meglio quasi una reazione del genere che si manifesta il disagio. Ad esempio io, appunto, nella mia adolescenza ho continuato comunque a dimostrare il mio disagio in ogni modo. Piuttosto sbattevo la porta, rispondevo, facevo cose abbastanza eclatanti. Sì, che esatto, molto eclatanti, tipo scrivevo sulla porta con il pennarello, perché una volta che non mi voleva far uscire la sera, la domenica sera, perché ero uscito il sabato, e insomma non l'ho presa perché gli amici uscivano, ho chiuso la porta e ho scritto odio in inglese con la scolorina bianca, e poi ho messo la musica con il candele così. E mia madre mi chiede: come mai hai fatto quell'altarino? Ho detto, volevo riflettere un po', meditare un po'. Però ecco, in effetti, ripensandoci, la comunicazione in effetti con i miei genitori non è mai cessata. Cioè non è che mi sono chiuso, basta, non ho più comunicato, ma comunque anche nell'odio, nelle manifestazioni di odio, il canale era sempre aperto. Quindi i miei hanno dovuto comunque
basterà andare bene, rifletterci, vedere anche lì, capire perché c'era questa rabbia, queste manifestazioni, e cercare il canale sempre di dialogo, perché in effetti io quando poi mi rivolgevo a loro sapevo che c'erano. Quello era come un porto sicuro, per cui anche se io mi scontravo, li mandavo da voi, io una volta ho detto, perché ero tornato tardi la mattina, no, da una serata, e mi ricordo che mi ha detto, però mi erano anche preoccupati, perché sei tornata tardi, io ho detto, vabbè, se mi dite così, allora io me ne torno in Corea. E mio padre al momento ha detto, vabbè, tornate in Corea, siamo preoccupati, perché dovete rispondere in altro modo. Però ecco, anche questi diciamo, episodi, io sono sicuro che loro hanno sofferto purtroppo di questo, però sapevano che c'era un disagio, e sapevano che io in effetti lo dicevo ma per rabbia, non perché in realtà lo pensavo lo avrei mai fatto. Sì, come non so se vi è mai capitato, però spesso, soprattutto con le mamme, no, si dice, ah no, non mi interessa, tanto tu non sei mia madre. Non so se a voi qualcuno vi è capitato. E in realtà era proprio un modo per scuoterla, per provocarla, cioè non era veramente inteso, quello inteso come non ti riconosco come mamma, no? Perché per me lei è mia madre, lo è sempre stata, è l'unica mamma. Cioè io per esempio ho conosciuto mia madre biologica qualche anno fa, però se io devo pensare a mia mamma, io penso a mia mamma adottiva, cioè alla mamma, la persona che mi ha cresciuto, quella con cui ho avuto i conflitti, quella che comunque no, tra siamo stati sempre cane e gatto, cioè comunque è quella che nell'arco della mia vita mi ha sempre accompagnato nel bene e nel male. Okay? Perché poi è vero che il riconoscimento della mamma e del papà è sulla costruzione quotidiana, no? È sul sudore quotidiano di un rapporto, di una relazione, non è soltanto su un legame biologico, che è fondamentale, è importante, però è diverso. Okay. Va bene, io direi passiamo al lavoro, ok? Allora, se qualcuno se la sente di raccontare o comunque sottoporre un caso, un episodio, come ad esempio con il mio che ho appena detto, che magari un episodio critico della magari ha creato un po', esatto, di difficoltà, incomprensioni magari, su cui appunto potremmo lavorare insieme. Allora, io ho 21 anni e sono stata adottata dalla Colombia. E, io ho avuto un percorso, penso, abbastanza semplice. Nel senso, non ho riscontrato niente di, diciamo, scene di ribellione o cose del genere. Ma penso che il momento più dove c'è stata, diciamo, una scossa, comunque una specie di, non proprio conflitto, ma dove non c'era dialogo o dove non ci si capiva bene, era quando dopo che ho trovato la mia famiglia biologica e che li ho visti, che sono andata in Colombia, quando sono tornata ho fatto, diciamo, un cambio totale per un periodo, proprio dal giorno alla notte, era una cosa un po'... E non so neanche bene come spiegarlo. Vedere la mia famiglia biologica mi ha, diciamo, molto scosso. Cioè, anche quando sono tornata, il primo pensiero è stato voglio andare a vivere in Colombia, cosa che adesso è cambiata totalmente. E con i miei genitori all'inizio non parlavo, loro hanno proprio dovuto tirarmi fuori le parole di bocca per anche solamente farsi sapere come era andata, come stava la mia famiglia, quanti familiari avevo. All'inizio non parlavo proprio perché la cosa la volevo tenere per me. Io me la sentivo quasi come un'invasione nel mio piccolo mondo. E, finché dopo un po', piano piano, ho dovuto elaborare tutto questo, anche sapere
per esempio sulle mie carte d'adozione non è stata detta tutta la verità, quindi ho dovuto assimilare, diciamo, di nuovo tutta la storia che mi è stata raccontata da mia madre, quella biologica. E sì, all'inizio appunto c'è stato questo, dove non parlavo, non condividevo, ero abbastanza chiusa, a volte un po' scontrosa, però col tempo ho potuto, diciamo, assimilare e risolvere un po' questo problema fino a tornare alla normalità. Quando sei andata, quanti anni avevi? È stato 2 anni fa, la prima volta. 19 anni, ok. Sei andata da sola? Sì, da sola. Da sola. I tuoi genitori come... Quali? I tuoi genitori, scusa, adottivi. Come ti hanno supportata in questa ricerca? Io da quando ero piccola, non so neanche l'età, ma da quando, diciamo, bambino inizia a capire le cose, mi è stato raccontato la mia storia. Mi ricordo mia madre che me l'aveva raccontata in una maniera molto, molto dolce, molto... molto normale, io l'avevo assimilata bene, la cosa, cioè, all'inizio non ci davo peso, assolutamente non ci pensavo. Solo piano piano poi iniziano le domande, magari a scuola vedono che non assomigli ai tuoi genitori, te lo fanno notare, e da lì iniziano un po' tutte le domande. Ma se no non è stato mai, diciamo, una crisi o qualcosa del genere. Ok. Quindi l'hai vissuta, diciamo che la difficoltà è stata una tua difficoltà più interiore. Ma diciamo la difficoltà è stata quando appunto ho trovato la mia famiglia biologica, perché per me era molto importante trovarla, non solo per sapere la verità su quello che era successo, ma appunto per trovare appunto questa persona che a me mi aveva dato la vita. Era quella la cosa importante per me. Ma se no, io l'adozione l'ho vista sempre... come qualcosa che mi dava quella cosa, per qualcosa di diverso, che potevo dire io sono diversa da tutti gli altri, e questa è una cosa che io l'ho presa in positivo. E invece ce ne sono tante altre persone adottate che spesso la prendono un po' in negativo. E invece sul fatto, per esempio, come avete parlato prima del rifiuto, io invece l'ho vissuta in un'altra maniera, nel senso che nella mia adolescenza appunto ho conosciuto anche altre persone magari dello stesso paese o comunque del Latino America, e quando le conoscevo io ero felice di dire anch'io sono nata in Colombia, anch'io sono di quei posti, poi magari iniziamo a parlare in spagnolo non capivo niente e vedevano che io non potevo rispondere, non sapevo parlare lo spagnolo. E allora mi dicevano, ah, allora però tu non sei veramente come noi, non sei veramente del nostro paese. E allora è lì che è arrivato per me il rifiuto. E allora mi ricordo che a partire dai 13 anni mi sono messa a studiare assolutamente lo spagnolo, fino a impararlo bene. e dopo poter dire a queste persone, guarda, io sono veramente del tuo stesso paese. Sì, perché infatti noi adottivi abbiamo sempre un po' questo vivere in una terra di mezzo, no? Sì. Dove non sei appunto, nel vostro caso svizzeri, nel nostro caso italiani, ma non sei neanche della tua origine, no? Perché tu appunto non sei colombiana al 100%, come noi non siamo coreani al 100%, perché noi quando torniamo in Corea ci iniziano a parlare e noi li guardiamo con gli occhi tondi e dicono, ah, ma non siete coreani? No, perché sembrate coreani. Ma che in Italia ce lo dicono, no? E quindi tutte le volte dobbiamo spiegare, no, se state adottati, ti vai di là, no? E quindi, cioè, quello che facciamo in Italia lo facciamo anche in Corea, no? Quindi questo ti dice che alla fine tu non appartieni mai né da una parte né dall'altra, no? Perché la vita che noi abbiamo vissuto è una vita a sé, sì, un po' unica, no? Sì, anche perché vabbè, allora, noi abbiamo anche noi studiato il coreano, che comunque è più complicato dello spagnolo, però anche l'accento si sente che è straniero, sì. Quindi anche lì quando poi magari parli ti cambiano il cinese o giapponese, insomma non è tanto simpatico, però anche ripensandoci che se anche la parlassimo benissimo proprio madrelingua e passassimo per coreani, come alcune volte
siamo in metro, così se non parliamo tanto loro pensano che siamo coreani, quindi noi ci conformiamo. In realtà noi sentiamo molto tantissima differenza quando siamo in Corea, perché la mentalità, la cultura, tutta l'educazione, tutta la cosa è italiana, è europea. Sì. Infatti per quello che c'è, ci dice che siamo noi, cioè gli orientali sono delle banane, perché sono bianchi dentro e gialli fuori. La sindrome della banana. O come c'è la sindrome della noce di cocco, no? Per i colori e così via. No? Quindi ritorniamo un po' all'immagine della palma tra gli abeti, no? Noi alla fine ci sentiamo un po' delle palme tra gli abeti. Vero, siamo sempre piante, siamo sempre esseri umani, però in qualche modo c'è un'appartenenza, perché tu sei all'interno, no? Come prima c'era nella fotografia, tu sei all'interno e circondato, no? da tutte queste altre, da questi altri abeti, però in realtà tu sai di non essere esattamente come loro, no? E anche se tu volessi, comunque non lo sarai mai, no? Quindi è importante la valorizzazione proprio di questa specificità, di questa unicità. A volte ho sentito dire, non so, magari se hanno figli di colore, uno dice: ah, ma mio figlio è proprio un figlio mio, cioè per me non è neanche di colore. No, è lì che si sbaglia, cioè è di colore e deve rimanere di colore. Cioè il fatto di voler bene ad un figlio, questo non è che lo porta a diventare un po' più sbiadito, no, cioè sei cioccolato, deve rimanere cioccolato, sei giallo, deve rimanere giallo, cioè non diventa avorio. Specificità. Sì, la cosa è, quando poi il bambino è all'interno della famiglia, o comunque in scuola, è proprio la classica famiglia adottiva, nel caso in cui è l'adozione internazionale, o comunque somaticamente stranieri. Io ho una sorella italiana, adottata dall'Italia, cioè quindi adozione domestica, della Valcamonica, quindi una sorella comuna. Però lei è biondo che azzurri, quindi quando ci vedevano da piccoli, notavano subito me e lei invece no. Quindi anche lei diceva: caspita, ma non mi guarda, non mi vede, non è il caramello, è tutto contento. Però dopo in realtà si è rigirata, perché dopo continuava a notare me anche quando io in realtà non volevo essere notato. Dicevo: oh, ma ogni volta questo qua è... Anche perché poi negli anni 70 appunto non c'erano tantissime, cioè iniziavano le adozioni internazionali e non c'erano tanti stranieri, e non c'erano tantissimi stranieri, quindi anche lì eravamo proprio subito adocchiati, cioè sotto di luci. Adesso invece immigrazione e quindi cresciamo, siamo subito, e i ragazzi magari vanno a scuola, sono scambiati per figli di seconda generazione, quindi magari pensano che anche lui abbia una cultura straniera, e noi quando cresciamo, abbiamo i figli, facciamo famiglia e tutto, e siamo al di fuori, ci trattano da stranieri, ovviamente, ma io non è che sto biasimando dicendo adesso c'è razzismo di qua di là, però effettivamente è un dato di fatto, perché anch'io se vedo una persona nera, mulatta o gialla che entra, penso che sia legata, la sua origine sia legata alla sua identità somatica, come si presenta. Anche io che sono adottato ho vissuto tutto una serie di episodi, no? Quindi il problema è come fare ad acquisire degli strumenti tali da poter crescere e avere una vita dignitosa, raggiungere un equilibrio, come stranieri, però con un'educazione italiana o comunque europea. E questo qua è un grande problema. E i genitori, secondo me, anche dando tutto l'amore che si vuole, alcune volte questo non basta. Perché anche il figlio deve affrontare queste cose, ed alcune volte è molto difficile, e nell'adolescenza iniziano i problemi. Prima appunto Alberto parlava di autostima, no, è vero, cioè l'autostima è la base. Noi ci presentiamo al mondo secondo l'immagine che noi abbiamo di noi stessi. Se noi abbiamo una buona immagine, noi riusciamo anche a fronteggiare, no, tutte le difficoltà del mondo. Quindi appunto, ritornando al discorso che il genitore può fare il suo pezzo, oltre a quello non si può sostituire, cioè non può ad un certo punto evitare che le persone, non so, facciano dei commenti, siano delle persone riflessive, o no, purtroppo voglio dire, ci sono persone ignoranti, ci sono persone che discriminano, persone razziste, cioè c'è di tutto e di più. Allora il problema non è eliminare
le difficoltà. Il problema è rafforzare la persona affinché possa affrontare queste difficoltà. Sì. No? Quindi questa è effettivamente la base, no? Sì, sì. C'è forse un aspetto, diciamo, stiamo parlando sempre di noi, dei genitori, degli adottivi, e forse parliamo poco di quello che sta intorno a noi, cioè le istituzioni, la scuola, tutti questi altri fattori che però pesantemente influenzano le persone. Ecco, forse bisogna anche lavorare sulla cultura generale, ecco, a questo punto di vista qua, perché se poi anche a casa si affronta bene il problema, poi si va a scuola, l'insegnante o comunque le persone con cui hai a che fare magari non lo conoscono, diventa poi difficile rafforzarsi in questa crescita, ecco. Sì, anche le istituzioni dovrebbero fare avere un ruolo importante, ecco. Sì, beh, adesso in Italia ci sono le linee guida per gli studenti adottati che sono entrati a far parte della legge, sono state approvate dal MIUR, che è il Ministero dell'Istruzione e dell'Università, già dal dicembre 2014, e sono entrate proprio nella buona scuola, quindi nell'articolo 1 ed è legge. Per cui tutte le scuole e gli istituti comprensivi le hanno recepite e hanno nominato un insegnante referente, che poi è lo stesso dei BES, dei bisogni educativi speciali. E questa è stata portata avanti dal CARE, il coordinamento di famiglie adottive in rete, perché comunque hanno riscontrato delle difficoltà dei ragazzi alle medie, soprattutto alle medie. Dopo che venga applicato anche alle elementari, alle medie, oltre che, però va bene, cioè, io mi ricordo che alle elementari io non ho avuto grandi problemi, grossissimi problemi, diciamo. I problemi escono alle medie e poi per me, per quanto riguarda me, le superiori. Soprattutto alle medie, io per esempio appunto i ragazzi che seguo, la stragrande maggioranza di questi ragazzi hanno iniziato ad avere delle problematiche proprio nella scuola a partire dalle medie, un po' perché c'è proprio il cambio, no? Perché finché sei all'elementare sei ancora abbastanza, come dire, coccolati, accuditi. Alle medie si pretende in qualche modo che tu ad un certo punto non sei più un bambino, no? Devi crescere, devi essere più autonomo e seguire e quello che ti chiedono è la performance, no? E per, soprattutto per un adottivo la performance non è detto che sia sempre così semplice. E anche quando è, come dire, bravissima a scuola e tutto quanto, anche lì attenzione, perché anche quello comunque è questa gran voglia di essere accettati a tutti i costi. Io ho questo ragazzo di 16 anni che ad un certo punto mi dice: ah, io, ecco, l'obiettivo della mia vita è diventare perfetto. È una cosa così, no? Che senso? Sì, va, vabbè, lui stava parlando, no, proprio del rapporto con le ragazze, no? Perché così nessuno mi potrà dire che non vado bene, no? Certo, perché quello che lui vuole è essere accettato a tutti i corsi, perché ha talmente bisogno comunque di un riconoscimento, di essere visto, di essere amato, che lui dice: nel momento in cui io sono perfetto fisicamente, intellettivamente, no? Quando uno è a scuola con i voti e tutto quanto, ma non può dire no, non mi piaci. Cioè, questa voglia a tutti i corsi comunque di essere visti, di essere accettati, di essere amati. Stessa cosa quello che invece magari fa casino a scuola, no? Prende bruttissimi voti, è fondamentalmente la stessa cosa, appunto, sono sempre le due facce della stessa medaglia. Qualche giorno fa è arrivata una coppia di genitori ed è arrivata per il figlio adolescente, no? E mi dice: no, perché è molto provocatorio, risponde sempre, poi anche un po' aggressivo, no? Cioè si arrabbia. E loro hanno adottato anche un'altra bambina di 4 anni in meno, no? Da un altro paese, e fa: no, l'altra mia figlia è bravissima, bravissima negli sport, ha un sacco di amici, voti buonissimi e tutto quanto. E faccio: ma quindi l'altra non ci dà problemi? Sì, io comunque sarei attenta anche all'altra, no? Fa: ah, noi siamo venuti per uno, mi sa che dobbiamo venire anche per l'altra.
Perché è vero che quando noi non abbiamo conflitti con questi figli ci sembra che va tutto bene. Non è detto, perché spesso e volentieri invece sono quelle persone che invece racchiudono dentro di loro un grande dolore, una grande sofferenza, delle grandi angosce. Quindi anche su questo sempre un po' con le antenne, no, alzate. Ma una domanda, ma questo non è sempre legato alla stima di sé? Certo. Sì. Cioè io ho il dubbio che tante cose che poi succedono, che in fondo il problema, il nocciolo del problema sia sempre dolorosamente quello. Sì, anche sì, il fatto di fare scelte contro se stessi. Assolutamente. Ripetitive, no? Che quindi sembra quasi all'autodistruzione, no? Beh, o fare, cosa vuoi fare da grande? Un lavoro normale, così. Perché secondo lei? Siamo sempre lì, per questo, cioè io come genitore adottivo penso sempre che il nocciolo sia sempre la mancanza di autostima, che porta va bene. Poi a generare vari... Lavoriamo proprio su questo che porta a lei, no? Cioè un figlio che ad un certo punto il genitore o qualcun altro chiede: va bene, da grande che cosa vuoi fare? Lui risponde: un lavoro normale. Adesso vorrei che vi divideste in due gruppi, a metà, ok? Sì, quelli di qua, quelli di qua. Sì, sta di qua, di qua. Allora, un gruppo farà il figlio e l'altro gruppo farà il genitore, ok? E adesso poi sceglierete tra di voi un rappresentante che porterà le motivazioni di uno e dell'altro. Ok? Chiaro? Se c'è qualche dubbio chiedete. Lavoriamo. Mm? Figlio genitore in che contesto? Allora, sì, capito. Il figlio che, perché un figlio, no? Con quella che è la sua storia, quindi un figlio che è stato adottato, magari anche piccolo, che va a scuola, che fa magari il liceo, comunque le superiori, che magari ha anche una buona rete di amici, okay? Quindi una situazione che già subito uno dice di grande problematicità, ma che dice, quando gli si viene chiesto che cosa farai da grande, cosa ti piacerebbe fare da grande, lui risponde: un lavoro normale, no? Ok. Dall'altra parte invece, quindi, perché un figlio arriva a dire un lavoro normale? Dall'altro invece l'altro gruppo, quello che fa il genitore, è sentirsi dire questa cosa, che cosa provoca? E perché secondo voi vostro figlio vi sta dicendo questo? I veri figli hanno detto delle cose che veramente secondo me sono bellissime. Vado sul sicuro con un lavoro normale, almeno non ho altre delusioni. Il nuovo spaventa e mi adeguo per paura dell'ignoto. Tutti abbiamo un sogno, ma ho paura che sia troppo alto, ho paura di non raggiungerlo. Non voglio impegnarmi troppo per tenermi il mio spazio e quindi potermi riprendere poi fuori dal lavoro, nella mia bolla. Un lavoro normale, almeno sono sicuro di farlo bene. Sono già diverso fisicamente, se ho un lavoro normale almeno non mi distingo, mi sento inadeguato. Genitore? Il genitore, il pensiero si rispecchia molto a quello del figlio. Diciamo, il lavoro normale è stato interpretato di più come già per il fatto di pensare che magari il figlio si senta diverso per il fatto di essere adottato, magari un lavoro normale che non lo metta, diciamo, sotto i riflettori, che non lo risalti troppo nella società. Già per il fatto anche appunto dell'insicurezza, penso, se mio figlio è insicuro nel mondo in cui vive, ovviamente non vuole risaltare. Anche il fatto di scegliere un lavoro, diciamo, cosiddetto normale per la paura di deludere nelle aspettative. Certo, io penso forse a pochi altri, diceva, il mio dubbio è che
questo figlio, il mio o qualcun altro, abbiano delle possibilità così grandi che non hanno il coraggio di portare avanti. Il dubbio come genitore è che non riconoscano le proprie capacità. Signora diceva, io mi rendo conto che ha delle grandi potenzialità, delle grandi risorse, no? Potrebbe fare molto di più, eppure nonostante questo non riesce a fare, no? Cioè suo figlio vuole un lavoro normale, qualcuno ha detto, già buono che almeno devi dire un lavoro normale piuttosto che niente, oppure ci sono quei ragazzi che dicono, boh, non lo so, cosa farai da grande, boh, non lo so, quello che capiterà. E poi c'è anche quello, c'è questa apatia totale. La risposta è esattamente qua. No? Nel gruppo dei figli voi subito avete detto, queste risposte andate ai propri figli, no? I veri figli. Ed è vero, i vostri figli hanno già la risposta. No? La signora prima diceva dell'autostima, è vero. La base di tutto è l'autostima, ma l'autostima viene fatta sulla base anche da quello che è il nostro vissuto pregresso, no? Qui uno dice vado sul sicuro, almeno non ho altre delusioni dalla vita, no? Anche una persona, per esempio, che arriva, prima si diceva a pochi giorni o a qualche mese, uno dice vabbè, ma non è che hai avuto chissà che esperienze della vita, non è come se tu arrivi, non so, a 8 anni, a 12 anni, quindi esperienze effettivamente sono poche. Eppure nonostante questo, molti adottivi, la stragrande maggioranza degli adottivi che noi abbiamo incontrato sia a livello amicale che a livello poi io professionale, la risposta è proprio questa, vado sul sicuro, almeno non ho altre delusioni, mi spaventa, ho paura dell'ignoto, sono già diverso, mi sento inadeguato. Tutte queste cose comunque ci dicono qualcosa di questa persona, no? Ci dicono comunque della paura, dell'angoscia che prova. Cioè, sì, magari hai tutte le prove di fronte, no? Magari sei bravissimo a scuola, hai dei voti molto alti, oppure tutti continuano a dire, ah, sei intelligente, guarda come sei bravo, no? Puoi riuscire, puoi farcela. Eppure, nonostante questo, comunque sei sempre quella paura, no? C'è questo congelamento, oddio, e se poi fallisco? Oppure quelli che non studiano mai, perché? Perché fondamentalmente la paura è, se poi magari studio, e vedo che non prendo un bel voto, questa è la prova che io comunque sono una persona stupida. Allora è meglio comunque dire, no, almeno posso avere quella scusa di dire, vabbè, perché effettivamente sono mazzarone. È meglio quello, piuttosto che veramente pensare di non essere in grado. Meglio non studiare, dire, per quello che non so. Sì. Succede spesso anche un'altra cosa, che si arriva fino alla fine dello studio, all'esame finale, e non viene dato l'esame finale. Sì. Questa è la paura del passaggio, di essere adulti. È la paura dell'imperfezione. Come quel ragazzo che diceva, almeno se sono perfetto, niente mi potrà toccare. E andare a vedere se tu sei veramente perfetto. Cioè tu lavori per la perfezione, ma poi l'esame finale ti dice se effettivamente tu sei perfetto o meno. E ad un certo punto ti blocchi, no? E dici, e se poi dopo non sono perfetto? Sempre questo ragazzo, no? Prende ripetizioni di matematica, no? La capisce, e quando è a casa e fa tutti gli esercizi di matematica, è bravo, riesce. Poi va al compito in classe e inizia a farlo. Ad un certo punto si blocca e gli faccio, perché ti blocchi, non hai capito una cosa, oppure non fa. No, mi viene un dubbio. Faccio, che senso che dubbio? Magari non è la strada giusta, magari devo fare un'altra operazione. Cioè ci sono tutti quei se e quei ma. No? Perché? Perché quei se e quei ma ti dicono che cosa? Forse sto ragionando in maniera sbagliata. Forse non ho capito veramente. Sono convinto di una cosa e invece la convinzione è un'altra. Cioè, è meglio a volte magari, non so, ci sono quelli che magari copiano, no? Cercano di copiare dal vicino, magari copiano anche da quello che non è mica tanto bravo, però in qualche modo ci si affida di più a quello che sa l'altro piuttosto che quello che proviene da me. Allora, l'autostima sì, è fondamentale, ma l'autostima noi ci arriviamo attraverso anche questo,
cioè attraverso comunque la nostra partenza. Se la nostra partenza è vacillante, noi dobbiamo costruire quell'autostima, ma con la consapevolezza di quello che c'è prima. Qualcuno diceva: non voglio impegnarmi troppo per poi avere un mio spazio. In realtà non è mai un impegno, perché non impegnarsi è già un impegno, è un grosso impegno, una grossa, come dire, dispendio di energie, no? Cioè trovare anche tutti i modi per evitare quel confronto, quell'ostacolo, quella cosa, è già un grosso impegno. È più facile dire: ah beh, tanto non ce la faccio, ah beh, perché io sono pigro, no? Avevo incontrato una ragazzina che mi diceva: ah sì, no, io non faccio niente di bene, ma perché sono pigra. Ho detto: guarda che non esiste la pigrizia. La pigrizia è un grandissimo alibi per due ragioni. Cioè, ci sono solo due ragioni alla pigrizia. Quando non ti interessa effettivamente una cosa, e ci può stare, magari a te non piace una materia, piuttosto uno sport, no? Cioè, non è che tutti dobbiamo amare le stesse cose. Ma molto più spesso quella pigrizia è lo specchio, comunque, cioè scusate, nasconde quella che è la grande paura di affrontare un qualcosa. Io sono pigro, non so, tipo nello sport, perché? Perché non voglio andare a vedere che magari non sono capace. Io quando ero al liceo, no, durante l'educazione fisica, facevano sempre pallavolo. Io detestavo pallavolo, non beccavo neanche una palla, no? E tutte le volte che c'era educazione fisica, sempre queste partite di pallavolo. E tutte le volte, se proprio dovevano scegliermi, mi sceglievano alla fine, no? Cioè io ero terrorizzata da questa cosa. E io facevo un po' la spavata, dicevo: sì, ovvio, no, non sono capace. Però dentro di me comunque ci stavo male. Cioè sentirsi comunque scartati, comunque fa male. Quindi è importante ricordarci che anche quella forma, no, di pigrizia, no, di lassismo, di quell'indolenza che a volte noi troviamo nei nostri figli, è un po', come dire, nasconde quello che invece è una grande paura di affrontare la vita, di affrontare se stessi. Il titolo dell'incontro era appunto Adolescenza e Identità. Perché? Perché l'identità, no? Prima la signora parla di autostima. L'autostima fa parte proprio della costruzione della nostra identità. Io in realtà in un'altra scuola, come facevo sport, come ho sempre fatto sport da piccolo, mi piaceva partecipare, ma non volevo perdere. C'è un piccolo problema. Ho dovuto dopo si lavorare un po' su questo. Sì, che uno dice: vabbè, non ha tutto un senso quasi, no? Cioè, certo, o perdi o vinci o perdi, cioè nella vita non è. Sì. Però in tante persone non è contemplata questa cosa, no? Perché? Perché non è solo una questione appunto di praticare uno sport, vincere o perdere una gara, ma in quella gara comunque c'è il perdere o il vincere parte di sé, cioè dell'immagine che noi abbiamo di noi stessi. Quindi ritorniamo all'idea dell'identità. Sì, ricollegandomi alla cosa dell'autostima, un episodio ad esempio da... durante la scuola, tornando dalla gita scolastica all'estero, il passaporto, il controllo di carta d'identità, perché eravamo andati in viaggio, e la mia classe stava passando davanti il controllo d'identità, ritorno dei documenti, e c'era la gente che faceva passare tutti, perché era una scolaresca, quindi una classe, e tutti i ragazzi della stessa classe, quindi passavano svogliato, non controllava neanche la carta d'identità. Arrivato a me, si è irridito e mi ha detto: documento. Io avevo la mia carta d'identità in mano, l'ho fatta vedere, però io ho detto: ma perché mi fai controllare me e gli altri no? Cioè, vedi che sono zaino, sono tutti insieme a loro. E lì
si è irrigidito e mi ha risposto, io gli ho risposto una volta, poi è intervenuta la mia professoressa di inglese, però all'epoca mi ricordo che mi ero parecchio innervosito perché ho detto, caspita, ogni volta lo controlla tutti e non lo controlla nessuno, perché ogni volta deve sempre arrivare a me, notare, farmi comunque sottolineare la mia diversità, e quindi per me è stato un po' complicato. Dopo invece adesso me lo chiedono, quando mi chiedono il permesso di soggiorno, dico non ce l'ho, anzi no, sono cittadino italiano, sono stato adottato, e anche la gente si mette a ridere. Cioè la metto più su ridere, da piccolo magari invece reagivo, tiravo i pugni, quindi insomma ci si arriva pian piano un po' raggiungendo l'equilibrio alla cosa, che comunque rimarrà sempre, perché appunto la mia identità è qualcosa che si costruisce, però ogni volta gli altri devono saperlo. Quindi io dico, io sono adottato, quando mi fermano ai controlli, che sono ovviamente adesso più sotto la lente, dico subito io sono cittadino italiano perché sono stato adottato, perché altrimenti mi chiedo subito il permesso di soggiorno, è una cosa comunque naturale. Io pure, tutte le volte che ti dico, no, ma come parli bene l'italiano? Appunto, magari mi chiedono, io magari gli rispondo in dialetto bresciano, e così scorre. Quindi anche sdrammatizzare così. Quindi, l'autostima, la costruzione di una buona autostima è proprio connessa alla costruzione dell'identità, cioè a integrare, no, tutte le varie parti di noi stessi. Perché appunto ognuno di noi costruisce la propria identità sulla base delle proprie esperienze, sulla base del rispecchiamento che ha con l'altro, cosa che per esempio per un adottivo è difficile fare, no? Rispecchiarsi con quelli che sono i familiari, un adottivo non lo può fare. Cioè quello che soprattutto appunto durante il periodo dell'adolescenza, dove uno incomincia a dire io assomiglio a mio padre, a mia madre, ho gli occhi, ho le orecchie, ho... Una volta mi ricordo che c'era una persona a pubblicità di un motorino che diceva ah, io ho i capelli, non so, di mio padre, le orecchie di mia nonna. No. Un adottivo questa cosa non lo può fare. Questo indipendentemente se è adozione nazionale o internazionale, perché anche se, voglio dire, uno ha dei tratti caucasici, in ogni caso comunque non c'è un reale rispecchiamento. Perché tu sai che comunque non provieni da lì. Cioè ci può essere un'appartenenza ma legata alle esperienze, può essere una storia familiare, ma non di certo da quello che è un DNA. E questa cosa comunque ad un adottivo viene precluso. Quindi la costruzione appunto di una buona autostima arriva anche da questo. Quindi se è già difficile, diciamo, per una persona costruire la propria identità, per un adottivo è ancora più difficile. L'adottivo deve integrare anche quella che è l'identità di adozione con l'identità biologica, no? Cioè non c'è soltanto l'essere, che ne so, io la mia identità può essere, non so, nella squadra di calcio, nella scuola che frequento, nei corsi che possono essere alimentari piuttosto di vestiario, perché anche quello ci definisce, no? Il lavoro che uno fa in qualche modo ci definisce. Giustamente una volta che dicevo, ci sono persino persone che quando parlano di loro stessi si definiscono con il lavoro, sono l'avvocato, il dottore, ma in qualche modo ti dice già chi sei. Per un adottivo c'è questa parte, in più c'è tutta quella parte che arriva dalla sua origine, da un'origine che non ha mai conosciuto, cioè che conosce quando guarda allo specchio e basta. Voglio dire, ma allora uno può anche costruirsi un'identità fittizia per potersi meglio farsi accettare o, sì, o farsi, sì, mimetizzarsi nella società. Su questo poi come fa? Cioè ha un scollamento di personalità? No? Sì, beh, questo capita spesso, tant'è vero che molti, per esempio, molti genitori lamentano che il figlio racconta bugie. Sì. Perché? Perché è un bugiardo? No, perché vuole farsi vedere diverso da quello che è, forse. Sì. Perché si può creare una realtà alternativa. No? Ma perché lo fa? Perché vuole è essere meno accettato. È meno dolorosa da quella che è la realtà. Perché se una realtà comunque ti fa soffrire o non ti piace,
inventarsi in una parallela ti permette comunque di vivere la tua vita, di non essere schiacciato comunque da quello che è magari il quotidiano. Molto, c'è molto nella nostra società adesso questo, anche con le persone, anche con noi, diciamo, no. Noi non adottando. Sì, è vero. No, che si pretende da noi un certo standard, no? E per cui se non ti riesci ad adeguarti, ti senti inadeguato, la tua autostima cade e quindi ti ricostruisci una maschera, no? Esatto. Quello c'è sempre stato però nella società, sì. La costruzione di una maschera per meglio rispondere a tutto quello che la società ti richiede, no? Quello che penso che dici, che in fondo sono meccanismi di tutti, penso che quello che abbia detto sono meccanismi di tutti, ma è molto potenziato fino a cambiare quasi natura quello in tanti adottati. Sì. Perché un conto è avere poca autostima, un conto è avere dietro una storia che te l'ha tolta, o avere la paura dell'abbandono perché l'hai vissuto. Non solo perché ne hai paura, che è una cosa normale. Sì, sì, è molto più intenso. Se non avrei fatto un incidente di circolazione stradale, avrei paura di farne un altro. Un po' come anche l'idealizzazione a volte della famiglia d'origine. No? C'è un momento, per esempio, che c'è proprio un'iperidealizzazione, oppure un'ipersvalutazione. Sì. Perché? Perché per esempio idealizzare sui propri genitori biologici permette all'adottivo di dire: allora io non sono così male, tutto sommato, no, provengo da una buona pianta, io sono il frutto comunque di un buon albero. Se io devo pensare che comunque la mia biologia non è tanta, che cosa dice? Che io non sono un granché. Ed è fondamentalmente la paura che tutti noi adottivi abbiamo, comunque, di arrivare da una pianta malata. Questo poi si ripercuote in tutto, si ripercuote nelle relazioni, si ripercuote nel lavoro, si ripercuote, vabbè, poi ne parleremo nel prossimo incontro sull'età adulta, però si ripercuote per esempio nelle scelte quando si diventa adulti. Se mia madre e mio padre non sono stati dei buoni genitori, io che tipo di genitore potrei mai diventare? Non un granché, visto che i miei genitori mi hanno abbandonato. E questa paura è forte dentro di noi, noi viviamo con questo fantasma. Quando un ragazzo, quando un bambino inizia a crescere, ha bisogno di mettere chiarezza, di fare chiarezza intorno a questa confusione. Quindi è importante comunque dare delle risposte. Chiaro, dare delle risposte per quello che si ha, per quello che si sa. Ed è importante anche magari costruire insieme ai nostri figli comunque una storia. Una storia che comunque a noi può piacere, a noi insieme ai nostri figli può piacere, che può essere più o meno attinente a quella che è la ricostruzione storica, perché a volte non è importante tanto la ricostruzione storica, ma quanto è più una ricostruzione proprio interiore, no? Noi sentiamo quando comunque una storia ci appartiene o non ci appartiene, quando a volte si dice, tua madre ti ha amato così tanto che ti ha dato in adozione. Ecco, questa cosa è meglio non dirla. Perché comunque sa un po' di falso, perché dentro di noi tutti sappiamo che se mi amava così tanto mi avrebbe tenuto. E ritorniamo anche al discorso, è vero che poi ci sono delle situazioni dove quella è la soluzione migliore, ma un bambino non ragiona così, non ragiona a seconda delle leggi logiche, no? Ma agisce, comunque sente sulla base e ragiona sulla base di quello che sente, e sente che comunque doveva crescere in quella famiglia, doveva essere amato. Io penso che tutti voi, quando amate una persona, volete tenerla vicino, volete lasciarla andare.
a maggior ragione un bambino. Il bambino sa che se una mamma vuole così tanto bene, lo tiene vicino a sé. Quindi ecco, è importante magari non dare quelle risposte un po', come dire, che sembrano un po' romantiche, ma in realtà il figlio le sente un po' come fasulle. Quindi a volte invece è molto importante, come dire, una ricostruzione della realtà, ma sulla base di quello che sente proprio il figlio. Sì, io volevo dire un'altra cosa, in merito alla scuola, no? che è connessa all'adozione, comunque all'identità e all'origine. Noi abbiamo parlato delle linee guida. Queste linee guida sono accessibili su internet, sono 33 pagine e secondo me tutti gli insegnanti dovrebbero vedere, però chi le ha fatte è un genitore adottivo, comunque è un gruppo di genitori adottivi. Quando le hanno fatte ai figli non l'hanno chiesto che difficoltà avevamo, che diciamo, riscontrato noi, abbiamo vissuto noi, in effetti le hanno stilate e comunque sono ottime secondo me come guida, cioè come linee, e, però viste dai genitori, quindi dai genitori cosa, le difficoltà che hanno riscontrato i figli. E, in effetti io credo che sia molto importante il dialogo tra famiglia e scuola, genitori e insegnanti, perché per i figli adottivi comunque le problematiche che si riscontrano nelle scuole hanno un impatto diverso, hanno un impatto completamente diverso. Cosa significa un'insufficienza piuttosto che essere rimandati o un castigo nelle scuole elementari o all'asilo? Per un bambino adottato o per un ragazzo adottato l'impatto comunque è diverso, inevitabilmente. E non, a me non basta quando mi vengono a dire però tanto succede a tutti, capita a tutti, prendono un'insufficienza, devono affrontarlo prima o poi. È vero, è verissimo, però secondo me il ragazzo adottato è più sensibile, quindi è giusto che gli insegnanti siano preparati, che siano informati e che prima magari di fare determinate cose comunicano alla famiglia e ai genitori che ci sono queste cose qua, con l'intenzione di farle. Quindi anche i genitori segnalino che il figlio è adottato e che ha determinate problematiche. Quindi sta nella capacità poi dell'insegnante di adattare magari delle cose, non dire o di dire determinate cose durante il programma scolastico. Cioè di non trattare e uniformare tutti. Perché alle elementari, quando l'ho fatto io, c'era un unico insegnante, quindi era sensibile e aiutava, cioè mi ha molto aiutato. Adesso invece ce ne sono diverse, quindi cambio di professori, ce ne sono tanti, quindi ci sono più problematiche, anche la ragazza come si è in relazione con gli insegnanti. Quindi questo è molto importante perché appunto la famiglia fa molto, fa il suo, dopo quando a scuola cade tutto perché l'insegnante magari non è preparata o dice ma sì, ma non ci pensa, cioè cosa vuoi che sia, non è importante. Invece no, è giusto che le famiglie insomma sollevino il problema e ci sia questa comunicazione proprio con gli insegnanti. Infatti prima si parlava di tenere sempre la comunicazione, il canale comunicativo aperto tra genitori e figli, però è anche molto importante mantenere questo canale aperto anche con le varie agenzie educative, quindi quello che è la scuola principalmente, ma quello anche per esempio se magari si fa sport e così anche con gli allenatori, no? Perché l'approccio deve essere sempre molto calibrato, molto specifico sulla persona, quindi questo è sicuramente molto importante. Anche perché poi la rete è quello che dà maggior supporto a quella che è la costruzione dell'identità, a quella che permette per esempio appunto a una buona costruzione dell'autostima. E poi, visto che le comunicazioni viaggiano molto veloce adesso con internet, il mondo si è un po' più ristretto, si vede? Sì. Dico, sono in contatto con questa ragazza adottata che dall'India ha 27 anni ed è tornata per la prima volta l'estate scorsa nel suo paese d'origine, e chattando mi ha scritto queste cose. Mi ha detto: volevo farti una domanda, e effettivamente ne ho tante. Ti senti mai vuoto? Come se niente, nessuno potesse riempire un vuoto. E lei è stupita di questa cosa qua, per quello che mi aveva scritto, perché questo qua è l'altro ieri tra l'altro, perché lei mi ha detto: io in questo periodo non mi manca nulla, io ho tutto.
sono contento al lavoro, ho una famiglia, la mia bimba, ho comprato la mia prima automobile, proprio mia, l'ho scelta, però comunque c'è sempre qualcosa che sento che manca. Ho detto, allora, anche tu lo senti, c'è questa cosa qua, questo vuoto? Io ho detto sì, che è una cosa che ci avevo da piccolo, da adolescente e che c'ho anche da grande, da adulto. Allora il problema è come si fa a fronteggiare questa sensazione di vuoto che abbiamo? Questo per introdurre il prossimo incontro, quando parleremo dell'età adulta, cioè gli adulti che appunto arrivano, cioè si vengono adottati, poi età scolare, adolescenza, poi crescono, perché cresciamo e non è che spariamo a un certo punto. Ed è l'adozione, come noi sosteniamo, è un viaggio che dura tutta la vita, non è un episodio che capita all'inizio da fine e poi finisce, mi guardo un film e poi finisce, no, continuerà per sempre e poi continua anche oltre, perché continua con i nostri figli. Io ho visto che ad esempio mia sorella, che è italiana, lei non sempre deve specificare che è adottata quando incontra le persone, però quando va a scuola ai figli, cioè agli insegnanti, è giusto secondo me che ha specificato che lei è stata adottata, perché alcune problematiche che magari i suoi figli hanno a scuola sono le stesse che ha dovuto affrontare lei e che magari non ha risolto. Questa cosa qua è da tenere in conto. Sì, questa poi è appunto una cosa che affronteremo nel prossimo incontro, però è molto importante, perché appunto l'adozione è transgenerazionale, non inizia e finisce solo con noi propri adottivi, questo è molto importante. Quindi i genitori hanno un compito importante come genitori, come futuri nonni, no? Così come i figli hanno un compito importante come figli e come futuri genitori. Si legge spesso, chi esamina un po' queste problematiche, che si dice, beh, un terzo di persone adottate ha dei problemi, così sì. Quindi cosa ho trovato in vari, è venuto da pensare che forse un terzo disturba e gli altri due terzi hanno comunque questo vuoto, questa storia. Un po' è riduttivo, è detto dalla società che un terzo, e noi stessi quando parlavamo, dicevamo, dovevamo sempre fare attenzione a dire, non si parlava di dire, ci sono quelli che hanno dei problemi, ma non tutti. Però in realtà non chiamiamo problemi, ma chiamiamo delle specificità che a volte disturbano gli altri e che a volte disturbano se stessi. È giusto un po' questo approccio? Allora, non sono un po' false queste statistiche? No, non sono false, perché appunto proprio tantissime ricerche dicono che i tentati suicidi e le problematiche di dipendenze da alcol, droghe, piuttosto che comportamenti devianti, sono 4 volte superiori rispetto alla popolazione non adottiva. Sì. Non è una ricerca. Su più di 1000 persone. Abbiamo proprio al convegno di Desenzano, che è stato questo settembre, c'era questo ricercatore, questo antropologo adottivo coreano svedese, che lui ha proprio fatto questa ricerca e i dati proprio grandissimi, insomma, dicevano proprio questo, erano tutti verso quella direzione. È vero, poi ci sono tanti fattori che contribuiscono allo sviluppo, alla manifestazione di queste problematiche, perché c'è la storia adottiva, c'è quindi la storia magari pregressa, l'età di adozione, c'è la famiglia adottiva, c'è la resilienza della persona, no? Cioè, ci sono tanti fattori. Ci sono però appunto... ci sono tanti fattori di rischio, come ci sono anche altrettanti fattori di protezione, no? La famiglia può essere uno di questi fattori di protezione, la scuola può essere uno di quei tanti fattori di protezione. Lui prima citava la sua maestra delle elementari, lui spesso mi dice, meno male che ho avuto quella maestra, perché era una persona veramente molto sensibile,
Quindi questa cosa probabilmente ha fatto la differenza, no? Un allenatore attento, che riesce veramente a cogliere la persona e quindi magari a valorizzare, no, quella risorsa, quella potenzialità che ha esattamente quel bambino. Queste cose sono sicuramente importanti. Forse mi sono spiegato male, volevo dire che dicendo un terzo, insomma, quella proporzione, sì, verso la persona che non, verso la società che non conosce, è un modo di isolare, di dividere le problematiche adottive tra chi ce le ha e è adottato e chi non ce le ha ma è adottato realmente. Non è tanto vero, perché dite, non so, il vuoto. Esatto. C'è, cioè, sì, per tutti. Sì. Sì. Perché sì, è un'esperienza di vita. Gli stessi adottivi, certe cose le dico. Dicono, no, no, io non le devo, a me non succede questa cosa, io non sento questa cosa. A me un adottivo mi ha detto, io non ho i problemi che disturbano, i problemi che non disturbano. Allora tu ti dico che è un bellissimo, in quel senso non è risposta. Diciamo che quando ci sono delle gravi problematiche, tipo appunto alcolismo, droga, suicidio, così, allora tutti chiaramente, cioè i riflettori sono su quello. Ma poi ci sono migliaia e migliaia di persone che non arrivano magari a suicidarsi, che non arrivano, come dire, a drogarsi, nel senso che non li vediamo magari al CERT o al MOA, cioè che non li vediamo magari in certe strutture, ma che però nella loro camera o sul posto di lavoro comunque provano disagio, soffrono, le relazioni, cioè abbiamo visto che praticamente la grande maggioranza degli adottivi passò tra divorzi, separazioni varie, piuttosto che, cioè, una serie di fallimenti comunque relazionali pazzeschi. Cioè, questo ci dice qualcosa. Un'ultima domanda, se non abuso, perché nessuno mi ha ancora risposto, so. Però c'è una resistenza nella società, nelle istituzioni, a capire una cosa che, come l'avete spiegata stasera, come si sente in te, è relativamente semplice da capire, intuitiva. Cioè, se un gatto, un cane è stato tolto troppo presto dalla mamma, eccetera, delle manifestazioni, si dice l'hanno tolto troppo presto di una persona, sembra che questa storia deve essere dimenticata. Si fa veramente, noi anche nella nostra esperienza di 15 anni di lavoro, alla fine ti dicono, sì, boh, ma sono pochi, no, quelli che, per il resto, che problema c'è? Hanno trovato una bella famiglia, basta. Sì, sì, si vuole. Come mai è così difficile psicologicamente per una persona che non ha toccato il problema capirlo? Perché non l'ha provato? Perché non è stato abbandonato. No, no, ma voglio dire, la società, non è che nella scuola, perché non l'ha provato? La scuola vedono, ma non. Io penso perché non c'è stato un percorso di preparazione per questo, per le strutture. Partiamo da noi genitori, questa esperienza che è relativamente anche recente. Quando io ho cominciato a fare il genitore da più, non me ne sognavo neanche certe problematiche. E per noi il concetto era: prendi il bambino, ti rompi le scatole un mese perché devi star là, ti prendi dove sei, magari tre, poi torni. No? Sì, ormai c'è i vicini di casa, poi c'è tutto stato un percorso di crescita grazie al CTA, grazie a un sacco di persone comunque a questo gruppo che hanno lavorato, e tu prendi coscienza di queste cose. Oggi sembra normale, però parliamo di cose che conosciamo. Se tu parli a un professore, piuttosto, per loro cascano dal nuvole, cioè per loro dov'è il problema? Perché non hanno coscienza, non hanno sperimentato, non hanno fatto il percorso conoscitivo. C'è una specie di negazione. Ma non è proprio ignoranza. No, sì, c'è anche molta paura, nel senso, ecco, che di fronte al dolore di un bambino tutti ci sentiamo impotenti. Allora, di fronte all'impotenza c'è la negazione. Preferisco non vedere e dire che va tutto bene, piuttosto di dire no, effettivamente c'è un problema. Perché va tutto male. Perché in qualche modo qualcuno dice, vabbè, allora dobbiamo trovare una soluzione. Però a livello di istituzioni è diverso. Cioè a livello di istituzioni dovresti avere, prendi, allora dobbiamo cambiare il problema e dire, ok, finché non diventi un'entità politica che riesce a importi
e come tante oggi entità politiche stanno imponendo cose diverse da quello che per altri è normale, forse per la maggioranza, devi arrivare a avere qualcuno a livello importante politico piuttosto che sociale, a livello sociale, che riesce a portare il messaggio, e allora viene amplificato, allora viene preso e allora viene considerato. Questo allora diventa il problema. Cioè, nel senso che se penso alle persone mi viene da immaginare l'ignoranza, cioè nel senso che non c'è conoscenza. A livello di istituzione devi allora arrivarci in modo diverso. Sì, con sì, il sì, lavoro sì, che fate voi, con il lavoro che fate voi. Sì, sì, sì. Questa è la mia. Beh, diciamo che diciamo, l'uomo della strada chiaramente non conosce, quindi giustamente le dice ignoranza, sì è vero, però è anche un'ignoranza un po' indotta, sì, nel senso che, ritorniamo al discorso, che se comunque uno Stato ti dice è giusto e bello fare una determinata cosa, a te va bene, e quindi tu prendi per buono questo, cioè senza vedere tutto invece quelle che sono le sfumature che vedono le istituzioni, che vede un governo. Noi infatti per esempio supportiamo molto certe associazioni che si battono per far cambiare certe leggi, certe cose, perché comunque ci sono, prima la ragazza diceva, poi sono andata nel mio paese e ho scoperto altre cose, nella mia scheda, nel mio file, insomma c'era tutt'altra storia. E purtroppo questa è la realtà della stragrande maggioranza dei casi, capita che modificano il certificato di nascita, purtroppo. Cioè ti dicono che sei un orfano e poi vieni a scoprire che non è vero che sei un orfano, che magari sei stato sottratto attraverso l'inganno, poi dipende anche da paese a paese, però ci sono, per dire, noi vabbè chiaramente conosciamo abbastanza bene la realtà coreana. Anche perché ce ne sono 250.000 nel mondo di coreani adottati, quindi. Insomma, nel paese che ha esportato di più bambini, quindi. Cioè, quando senti e sai che una nazione si è ricostruita sulle adozioni, dice, beh, attenzione, alte, c'è qualcosa che non va. Sì, è da cambiare proprio un sistema, una mentalità, e allora se cambi il sistema, anche le persone poi dopo possono accedere anche a un certo tipo di informazione. Sì, perché noi, che è una negazione. Cioè noi genitori, che sono 15 anni e oltre, no, che ci occupiamo di queste tematiche e siamo andati a bussare più porte, no? Dire guardate che abbiamo questi problemi, ascoltateci. E ci siamo sentiti rispondere, no, qui non si parla di problemi. Cioè, oppure sono i tuoi, eccetera, eccetera. Dentro lì loro probabilmente pensavano questa è un po' sfigata, ma poi, cioè, non doveva adottare, cioè, sì, proprio. Sì, sì, ecco. Sì, sì, sì. Quindi a questo punto noi possiamo diventare, tra virgolette, più bravi, nel senso che possiamo documentarci, possiamo, adesso che i nostri figli sono grandi, li coinvolgiamo, parliamo, eccetera, no? E loro ci danno una mano, ecco, perché poi il bello è quando diventano adulti è proprio questo, però poi al di fuori della famiglia, della cerchia degli amici, eccetera, eccetera, c'è tutto un mondo. Però è anche vero che gli adottivi sono tanti, le famiglie adottive sono tante, almeno in Italia sono tante, in Francia sono tantissimi, cioè comunque è molto diffuso. E ognuno di noi comunque ha una cerchia di amicizie, di amicizie, di insegnanti che conoscono, e quindi sta a noi comunque comunicare con loro, far conoscere questa cosa, cioè non rimanere solo tra di noi, inteso come va benissimo. Noi ci scambiamo delle riflessioni, ampliamo, approfondiamo le tematiche, tutto quanto. Però anche è anche vero che non deve rimanere solo esclusivamente chiuso dentro di noi, ma noi dobbiamo comunicarlo all'esterno. Sì. Cioè, io volevo solo portare un aneddoto della scuola che ho vissuto con la docente di classe e l'insegnante di sostegno, che hanno fatto un lavoro grandissimo, ma proprio perché io mi sono molto aperta con loro, loro erano molto sensibili, e quando l'anno scorso noi stavamo organizzando il viaggio per andare in Thailandia, questa cosa ha fatto andare completamente fuori di testa nostro figlio, che aveva chiesto questo viaggio, con atteggiamenti sempre più aggressivi, sempre più violenti,
Gli insegnanti però non hanno mollato, non l'hanno lasciato, hanno, oltretutto ripeteva l'anno, quindi un casino incredibile, e lì è stato bellissimo perché ha avuto uno scatto di questa rabbia che diceva anche lei, con l'insegnante di sostegno che gli diceva sì, ma anche gli altri ragazzi vengono a casa, a scuola con dei problemi, e poi li lasciano a casa, e lui quasi alzandosi da terra dice ma io questa rabbia a casa non la posso lasciare perché me la porto sempre dietro. Lì c'è stata l'aria della stanza che ha vibrato e io mi sono proprio reso conto finalmente per la prima volta che qualcuno fuori di questa istituzione avesse veramente capito questa rabbia in fondo, e da quel momento c'è stata una svolta, perché lui, loro non hanno detto niente perché non c'era niente da dire, ma lui veramente si è sentito capito in questa rabbia e si è aperto una relazione di fiducia profonda dove ha fatto milioni di cavolate che andava a raccontare a loro, e quindi comunque l'hanno fermato in questo anno così difficile. Quindi è un grande lavoro che bisogna fare anche come genitori, di aprirsi, perché altrimenti, e far sì che i ragazzi comunque si sentano sostenuti, e poi qualche volta funziona. Sì, sì, perché non capiscono, non capiscono, cioè anche con tutta la buona volontà, non capiscono la profondità di questa rabbia, per esempio. Sì, sì, sì. E quindi poi li trattano tra virgolette come gli altri, ma non solo come gli altri. Perché quello che infatti prima ne diceva, no, questa rabbia io non la posso lasciare a casa, la porto sempre dentro. La porto sempre dentro, e non solo. A volte la rabbia in casa non si porta anche, perché? Perché si ha paura di ferire. E allora questa cosa crea ancora più frustrazione, crea ancora più rabbia, crea ancora più dolore. Okay? Perché anche se io vedo magari mia mamma e mio papà che sono aperti, dando tutto quanto, io non sento di vomitare addosso questa roba che ho dentro. Perché? Perché nella mia testa non se lo meritano. E quindi è anche questa, no, a volte la differenza tra la rabbia di un ragazzo che cresce all'interno della sua famiglia biologica e il ragazzo che cresce invece nella famiglia adottiva. Perché a volte non si può portare dentro, no? Quello che veramente, cioè dentro la famiglia, quello che si ha dentro. Perché si ha paura che magari se si fa vedere gli altri si allontanano. Oppure si ha paura che i genitori hanno già fatto troppo per te. Ti hanno preso, ti hanno cresciuto, ti hanno coccolato, ti hanno vestito, ti hanno sfamato. E tu che cosa fai? Ti butti addosso tutte le tue problematiche, tutte le tue angosce che non sai neanche da dove arrivano. Questo vuoto io non so neanche da dove arriva. Questa ragazza ha persino conosciuto la sua famiglia biologica e nonostante questo, e adesso, nonostante questo, come dire, dovrei aver chiuso il cerchio, e invece il cerchio non si è chiuso. E allora adesso che cosa faccio nella mia vita? Che non trovo gioia, non trovo più stimoli, non trovo. A volte come si fa anche a spiegare? È difficile che spiegarcelo a noi stessi, come facciamo a spiegarlo agli altri? Quindi c'è anche questa questo doppio peso, questa doppia frustrazione, no? Io vi ringrazio tutti. Grazie.